Buongiorno ragazzi da Mao, eccoci qua a fare una bella ricettina. Ecco qui, allora abbiamo delle mormore, ecco qua, le facciamo sotto la griglia, okay. Delle patate fritte, poi facciamo delle melanzane, facciamo un bel sugo di comporri e via. Allora, eccoci qua, buona domenica a tutti innanzitutto, vediamoci, festeggiamo questo giorno alla maniera migliore. Eccoci qua, allora io mi devo organizzare un po' con le pentole, un attimino. Eccoci qua. Aggiungiamo i porri, facciamo soffriggere bene. Eccoci qua ragazzi, allora le patate sono quasi pronte, che ne so, il bambino le vuole e noi gliele facciamo. Buongiorno Doni, buongiorno Francesco, Tonio, Ignazio, eccoci qua. Allora i porri iniziano a rosolare, fiamma alta, qui c'è il pomodoro per le melanzane, ecco qua. Adesso mettiamo il pesce in forno un attimino ancora perché la griglia riscalda. Preso delle patate rosse, c'è poco poco olio, non succede niente, dai. Il buon mattino, piatto di patate fritte. Coi bambini bisogna fare così, insomma, quello che mangiano, mangiano, eh. Qui non ci sono obblighi in Inghilterra. Bisogna farli contenti i bambini, altrimenti la finiscono hamburger, dalla mattina alla sera. Questi ci mettono poco, hanno la carta di credito. Papi, 5 pounds. A 11 anni già sanno quello che fare. Eccoci qua. Invece i chips sono ready? Un altro pochino di patate qua. Non è caduta. Facciamo friggere a fiamma alta, non le si toccano finché non si iniziano a colorare. Ecco qua, ragazzi, qui ci sono le mie melanzane sotto sale, così fuoriesce l'acqua, ok? Un'oretta, va bene?
Adesso possiamo mettere il pesce in forno. Non le si toccano, non le si toccano. Eccoci qua. Pomodoro va. Controlliamo i pesci, si stanno colorando. Siamo a cavallo, ragazzi. Buongiorno Anna, benvenuta. Cucina semplice oggi Anna. Patatine fritte. Sto facendo di nuovo una salsa con i porri per la pasta asciutta. Abbiamo delle mormore in forno e le melanzane alla parmigiana. Bene. Thank you.
ora un attimino per le patate e poi friggiamo le melanzane, semplice semplice. Oggi si va di corsa perché ci sono dei lavori in casa, quindi sarà una cucina un po' così, a metà. Ecco qua ragazzi, si colorano le mormore, va bene? Sotto la griglia, pian piano e via. Ok, facciamo rotolare bene questi porri, un pochettino di sale, controlliamo il nostro pomodoro, ho messo 400 grammi di pomodoro, faccio un po' liquido, ecco qui le patate sono quasi pronte, ecco qua, poi fuori li mettiamo da parte e più tardi facciamo un sughetto con pecorino sardo, un altro po' d'olio e una bella pasta, due spaghettini. Accendiamo le patate. Eccoci qua ragazzi, è venuto Michele, un abbraccio, ciao Giannetto. Giannetto, c'è un amico che mi sta chiedendo di insegnargli a fare la pasta madre. Quando gli ho parlato dei 45 giorni mi sa che è scappato di corsa. Non so che dirti. Allora ragazzi, eccoci qua adesso con le melanzane, abbiamo lavate bene. Rimosso il sale e le facciamo friggere. Ok? Ecco,
eccoci qua, si va avanti. Mettiamo il piatto lì. Adesso le melanzane cuociono in fretta, logicamente, ok? Non devono essere cotte al 100%, ma finiranno di cuocere in forno, no? Ecco qui. Olio abbondante, ragazzi, e via. Adesso qui il nostro sughetto con i forri è pronto, non c'è niente, abbiamo fatto rosola ricca, poi con del formaggio, anche un tocchetto di burro, due spaghetti, lo mangiano i bambini e lo mangerà anche la moglie e gli ospiti. Piace, ho già provato. Spegniamo il fuoco adesso e accendiamo il forno. Fiamma alta sul forno che deve riscaldare bene, dobbiamo però spostare, piace spazio, spostare i forri. Ecco qui, li facciamo raffreddare da una parte. Colpo d'occhio adesso ai pesci, stanno cuocendo bene, abbassiamo un po' la fiamma, possiamo già colare, ecco qua, vedete, stanno ancora cuocendo in realtà. Ci vorrebbe della carta per asciugare, per bene, vedete voi. Daniel, you want some chips? What do you want for breakfast? Eccoci qua. Hogan. Eccoci qua, ragazzi, facciamo cucinare. Ecco fatto. Ciao Pierpaolo, buongiorno. Una domenica improvvisata perché mia moglie oggi lavora. Mi ha chiesto di cucinare per i suoi clienti, le sue amiche, una sua amica probabilmente, non so chi sia. E gli facciamo due pesciolini che sono in forno.
stanno cuocendo bene, pian piano. Allora, le melanzane le ho fatte, le ho messe sotto sale per un'ora con un peso sopra per far uscire l'acqua. Poi le sto friggendo 3/4, non necessariamente impregnate d'olio, troppo cotte. Va bene. Poi il pomodoro, parmigiano e le metto in forno. Ok. Ci vuole il suo tempo, quindi a me. Dobbiamo girare. Ecco qui ragazzi, allora il pomodoro praticamente è pronto, lo spegniamo, allora c'è da... Dobbiamo girare il pesce praticamente. Un attimino ancora. Eccoci qua. Allora, io gli do una bella spruzzatina di sale. Allora vediamo un po' cosa si può fare, lo dobbiamo girare, ragazzi, dobbiamo girare le mosse, ecco qua, caldo. Adesso per fare un po' di peripezie. Lasciamo. Ecco qua. Si è attaccato anche meglio. Succede. Giù di nuovo in forno e fine non avevo più fuori. Ok, allora anche queste sono praticamente cotte. Se le mettete a asciugare con della carta, ragazzi, logicamente è meglio. Oggi non ne ho, sono un po' così disorganizzato. Eccoci qua. Ne mettiamo ancora un po'. E facciamo cuocere. Thank you.
qua ragazzi, che meraviglia, la fiamma è alta. Guys, here aubergines deep fried, tomato sauce and parmesan cheese, o pecorino cheese if you can. Okay, simple as that, deep fried, then in the oven for another 20 minutes or so. I'm grilling my fish, 20 minutes, 10 minutes each side, the flame is not too high, just plain, yeah, in the oven, that's it. Okay. Right. Adesso io metto il pomodoro qui, ci vorrebbe casseruola, come si sa, giustamente, in Italia. Però, come ho il video, il telefonino sulla, davanti alla credenza, mi sa che oggi lo cuciniamo qui, non vuole nessuno. Ecco qua, tutto attorno, un po' caldo, quindi prendiamo la forchetta. Giro ragazzi, semplice, semplice, dobbiamo accelerare perché tra poco arrivano gli ospiti. Devo dire, non si è mai visto così, ma non importa. Ragazzi, ci si arrangia in Inghilterra, siamo in Inghilterra qua. Benvenuta Maria Grazia. Allora, eccoci qua. Giannetto, che ne pensi? Allora, mettiamo un po' di formaggio adesso. Ecco qua, una spruzzata di parmigiano, pecorino, quello che avete. Un altro po' di pomodoro, semplice, semplice ragazzi, non è che qui c'è da fare niente di magico. Occhio al pesce, sta andando a meraviglia. Vediamo le nostre, vediamo un po', stanno cuocendo, vediamo la girattina. Facciamo danno con l'olio, per carità. È sempre pulito tutto. Ok, dall'altra parte la mogliettina sta a mano per alzare la casa. Tutto di corsa oggi. Va bene così. Io mi assaggio una patatina fritta. Ecco qua, ragazzi, classe, eh? Buono. Allora, dobbiamo accelerare i tempi perché qui non si finisce più. Se avete il tempo da dedicare, fate pian piano, eh? Fate pian piano e va tutto bene. Adesso svelerò un segreto della cucina sarda. Adesso principalmente i pesci verranno mangiati fra qualche ora. Cosa si fa? Si fa l'acqua e sale, sale abbondante in acqua calda e ci si mettono i pesci e li si mangiano così.
sentirete qualche urla nel sottofondo, ma purtroppo la moglie è impegnata col lavoro, allora c'è nervosismo in casa. Ma mi ha chiesto lei di cucinare per i suoi ospiti, cosa devo fare? Ditemelo voi. Ho ragione? Le donne, eh? Vabbè, però che belligetta, eh? Oh, vierpa. Ok, allora continuiamo qui. Un altro giro di melanzane. Poi diamo un colpo d'occhio ai pesci. Ecco qua. Poi facciamo cuocere 20 minuti in forno ed è tutto fatto. Un pochino di pomodoro a giro. Ecco qua. Spruzzatino di formaggio, adesso non esageriamo, ci vuole il tanto giusto, Allora ragazzi, ci siamo, io direi di sì, facciamo un colpo di pesci, ecco qua ragazzi, si stanno colorando bene, ok, un altro pochino. E via. Finisce, eh? Ok ragazzi, siamo quasi, una girattina qui, e ragazzi, spettacolo, questo è un piatto che adesso sarà italiano, ma in Sardegna lo si fa spesso, eh? Ognuno nella sua maniera. Io adesso faccio pomodoro semplice, senza né cipolle né aglio, ma spesso ci metto tante spezie, cipolle, aglio, alloro, basilico, quello che c'è. Via, ci siamo qua. Ragazzi, questo è il piatto che va avanti, poi lo mettiamo in forno un attimino. Forno bel caldo, a 180 gradi. Ok. 20 minuti col forno ben caldo sono sufficienti. Ecco qui, patatina di domenica mattina, ragazzi. E ci sta meglio. Magari ci vuole anche un bel bicchiere di vino, no? No. Oggi facciamo da bravi. Allora. Siamo quasi. Devono cuocere un pochino, ragazzi, l'olio deve essere ben caldo e abbondante, perché
Le melanzane assorbono logicamente tanto olio. Eccoci qua. Adesso che faccio? Trasferisco il mio sughetto di porri in un contenitore piccolo. Ecco qua, se i porri hanno reso questo pochettino. Ok ragazzi, tocco finale qui, ci siamo quasi, no? Solo un minutino, ecco qua, ormai sono fritte, ve ne accorgete, no? Si iniziano a colorare, ecco qua, facciamo spazio, ok, occhio al pesce, sta facendo tocco finale. Prendiamo pure l'olio delle melanzane, pericoloso questo per i bambini, mai farli avvicinare alla cucina. Ok, eccoci qua. Vediamo un po'. Allora, le melanzane alla parmigiana, ci sono tanti segreti per non farle inzuppare d'olio, no? E ve ne dirò una alla volta. Oggi le abbiamo fatte così, magari la prossima volta userò della farina, ecco, aiuta col fatto, riduce la quantità d'olio dentro le melanzane, ecco. Hey guys, next time I will show you another recipe with the aubergines using flour. Hey guys, there will be less and less oil in the aubergines. Ok, il piccolino si mangia le patatine fritte. Adesso Mau fa un altro giro di melanzane. E ragazzi, guardate che bello. Hanno un bel colore, fresche. Le ho prese a buon prezzo, tra parentesi. Quindi sotto coronavirus dobbiamo anche risparmiare. Va bene? Ho preso le mormore a buon prezzo, ieri al mercato, eccoci qua. Ci siamo quasi, adesso poi magari più tardi metto qualche fotografia per farvi vedere il prodotto finale. Opla, caldo. Ok, abbiamo finito. Stare attenti qua con l'olio bollente, ci facciamo male. Ecco qua, giro un pochino di sugo. Ecco qua, andiamole un po' tutte. Ragazzi, il colore c'è. È un bel piatto. A me piace parecchio. Fa bene, secondo me, anche diabetici. Ok. Sotto a fondo qualche urla, ma non fa niente, dai. Allora, anche un po' di formaggio. Ecco qua, ragazzi. Via. Ok, ragazzi. Allora, questo è Mau con le melanzane alla parmigiana.
vanno in forno 20 minuti, adesso poi sono pronte. Aubergines with cheese and tomatoes. Ok, we finish cooking the oven for 20 minutes, job done. There we go. Let's clean up the area. Oh, it's so hot, it's dangerous here. Guys, be very careful. Ragazzi, sempre un po' di pulizia, mi raccomando. Abbiamo finito. Piccolo ritocco qua. Ecco qua. Faccio vedere il pesce. Apriamo il forno, ecco qua, stanno colorando bene, un attimino solo, ed ecco qui. Allora, ragazzi, ecco qui, queste sono le mormore alla griglia, le lascio ancora un attimino, ma sono pronte. Arrivederci ragazzi, buona domenica, ciao da Mau.